Evidentemente, signore e signori, era troppo bello per essere vero. La legge di stabilità del 2019, approvata a fine 2018, aveva introdotto la cosiddetta mini IRES, cioè un'IRES agevolata per le SRL e le SPA che decidevano di fare investimenti o di assumere personale. E lo sconto era ben di 9 punti percentuali, quindi si passava dal 24 al 15%, quindi un enorme incentivo a fare nuovi investimenti o assumere delle persone, potendo godere di 9 punti percentuali di sconto sull'IRES del 2019 e anni seguenti. Ebbene, si sono accorti che evidentemente stavano perdendo troppo gettito e sono corsi a ripari con un decreto che ha un nome, che è tutto un programma, il decreto crescita. Come questa misura favorisca la crescita non lo so, ma tant'è, non c'è più la mini IRES con lo sconto del 9%. La mini IRES viene mantenuta, lo sconto però è soltanto per il 2019 dell'1,5%, non più sugli investimenti o sulle assunzioni effettuate, ma sugli utili accantonati e non distribuiti. Quindi se tu nel 18 approvi il bilancio, in questi giorni hai appena approvato o starai per approvare il bilancio del 2018 con un utile, ebbene, nei limiti di quell'utile, sulle tasse che tu pagherai per il 19 pagherai non il 24% di IRES, ma il 22,5%. Questa misura di un punto percentuale e mezzo aumenterà a 2,5 punti nel 20, poi a 3 e poi a 3,5 a seguire, a crescere. La mini IRES era una risposta adeguata, un beneficio adeguato per abbassare le aliquote delle società e non favorire quindi soltanto nella determinazione delle imposte i soggetti forfettari, cioè i soggetti più piccoli. Con questa marcia indietro, invece, ci viene detto che effettivamente soltanto se sei piccolo meriti di avere sconti fiscali. Tutti gli altri, ahimè, no.